Matteo, oggi che facciamo la recensione delle Adidas Adios 5, non ti sembra di aver sbagliato outfit? Papà, ma me l'hai comprata tu. Va bene, dai. Ciao Andrea, oggi che cosa vuoi testare? Non lo so, vedremo cosa c'è qua dentro. Ultima. Oh, mica che le taglio. Ma secondo me quelle ti piacciono, queste ultime ti piacciono. Che marca sono? Adidas. Ma secondo te che scarpe sono? Potrei leggere, ma o Boston o Adios, vediamo. Le Adios 5, wow. Sono veramente molto belle e veramente molto veloci. Già vedo della gomma diversa rispetto al boost solito che si vedeva fino in fondo. Ciao ragazzi, Matteo aveva tantissima fretta, abbiamo fatto davvero velocemente. Comunque ieri sono andato in pista con Andrea Sofientini dopo aver parlato della mezza maratona e maratona, il programma primaverile, abbiamo testato finalmente le Adios 5. Che sono là però, le devo andare a prendere. Oggi comunque mi sono vestito in camicia perché stiamo parlando di una signora scarpa, di una scarpa che nel 2014, grazie al keniano Kimetto, ha battuto il record della maratona di Berlino e anche il record mondiale con 2 ore 02 e 57. Andando avanti di 6 anni, la storia atletica di Adidas non è molto rosea e in effetti molti dei podisti che nel 2014 adottavano Adidas ora sono passati a marchi concorrenti. Ma nel 2020 si parla di cambiamenti importanti per l'azienda bavarese. Da un lato sembra che verrà introdotto nel modello AD0 Pro la piastra in carbonio che finalmente potrà competere con le Vaporfly Next%. Dall'altro giungono notizie dagli Stati Uniti che sarà introdotto il modello SL20 che consentirà a un maggior numero di utilizzatori di sfruttare le capacità Adidas. Infine, come sappiamo, Adidas ha introdotto il modello Adios 5 che ha una serie di innovazioni. Noi, grazie a Running Warehouse Europa, le abbiamo testate e queste sono le nostre opinioni. Ci hanno chiesto: ma che cosa è cambiato? Fondamentalmente è cambiato quasi tutto. È cambiato da un lato il fatto che nell'intersuola Adidas ha sostituito il Boost, almeno in parte, con il Light Strike. Inoltre la linguetta è molto più sottile, come vedrete nel video. Adidas ha anche adottato nella tomaia il Sailor Mesh, che è una tomaia davvero sottile. Forse potrebbe rompersi dopo 500 km, ma che comunque è davvero molto traspirante. È cambiato infine il sistema di allacciatura e a livello di suola c'è sempre la suola Continental, ma la struttura è cambiata con una maggiore quantità di gomma. È stato poi tolto il supporto laterale, ma questo secondo noi non ha nessun impatto nel comportamento della corsa, soprattutto per la maggior parte dei podisti. Come al solito, vediamo brevemente la scarpa. Poi passiamo la parola a Andrea Soffientini che correrà a tutti i ritmi e infine lo intervisteremo per chiedergli qual è la sua opinione.
Ciao Andrea, allora come pensi che siano queste Adios 5? Mi piacciono davvero un casino, sono ritornate ad essere le scarpe che mi piacevano. Avevo provato il vecchio modellino di Prene, queste qua mi piacciono tanto. Cosa pensi della nuova Intersuola in Like Strike? Da valutare, ma su questa scarpa mi piace. A parità di peso con le altre, con le 4, devo dire che mi sembrano molto più leggere al piede. E a livello di comportamento nella corsa, quando hai corso forte, come l'hai viste? No, mi piacciono tanto. Diciamo che hanno sempre avuto quell'idea di essere scarpe super da corsa e si erano un po' perse. Sembravano molto simili alle Boston ultimamente, invece con questa qua mi sembra che sia ritornata ad avere una scarpa da gara. E la nuova tomaia in Sailor Mesh, che è molto più leggera e sottile, che cosa ne pensi? Si sente, ripeto, non capisco come facciano a pesare uguali alle altre, sembrano la metà. E dal tuo punto di vista la suola cos'è cambiata? Guarda, la suola la si sente, aggredisce bene il terreno, anche sulla pista la sentivo che faceva un buon grip e riuscivi a spingere in una maniera diversa. A chi pensi che siano adatte queste scarpe? Ecco, questa scarpa qua secondo me taglia via abbastanza persone. Diciamo che sotto i 4 al chilometro la possiamo usare, ma massimo per 10 km. Sempre a patto che si sia abbastanza leggeri. Chi ha una corsa abbastanza pesante, supera i 70 kg, non so se le userei neanche per una 10 km. Ci sono scarpe un pochino più adatte. Quindi direi sotto i 4 al chilometro per una 10 km, 3,40 la userei anche su una mezza, e per la maratona non lo so, forse userei una scarpa più sulla Zoomfly. Oh, vabbè, le mie amate Vapor, ma vabbè. E nelle corse lente le suggerisci oppure no? No, 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 assolutamente. Primo perché il degrado di questa scarpa credo che sia molto maggiore di una Nimbus, di una Ghost, qualsiasi A3 normalissima. Diciamo che ci sono scarpe per fare lenti e scarpe per gareggiare. Questa non è per fare lenti, secondo Secondo te sono più scarpe per allenamento intenso oppure per gara? me. Diciamo tutte e due. Diciamo che se avessi la possibilità di avere una scarpa per fare allenamento, ne userei un'altra, e questa qua me la terrei proprio per gareggiare, perché mi piace avere una scarpa così leggera per gareggiare e avere quelle sensazioni lì in gara. Però in allenamento le userei tranquillamente, anzi. Andrea, qual è la tua opinione sulla flessibilità di questa scarpa? Allora, confronto al vecchio modello in adiprene mi sembra molto più flessibile, ma la scarpa è abbastanza duretta, cioè mi piace anche per quello. La userei in gara perché la sento abbastanza dura, diciamo, tra virgolette, che dà una buona risposta e segue bene il piede. E sappiamo che ci sono modelli ulteriormente leggeri di Adidas. Le vorresti testare nelle prossime settimane oppure pensi che questa, ti basti? Ma sicuramente provarne altre sarebbe bello, ma questa scarpa qua davvero mi piace un sacco, come impressione è super. E secondo te 224 grammi sono troppi o pochi per chi corre a 4 al chilometro? Dirò un'eresia, ma ho sempre pensato che non è il peso della scarpa, ma l'impostazione. Questa scarpa qua mi sembra davvero una scarpa da gara, anche se pesasse 300 grammi o 1,5 kg, la sento proprio scarpa da gara. Ci sono altre scarpe che pesano di meno che non userei in gara. E invece a livello di durata rispetto al modello precedente, come la valuti? Guarda, l'ammortizzazione non lo so, sarebbe da valutare, però sicuramente il battistrada è molto più carrozzato, quindi sicuramente quello non si consumerà come sulle altre. Sei rimasto sorpreso che abbiamo aggiunto il microfono alle tue recensioni? Si sentiva abbastanza poco, si sentiva un bello stacco. Stiamo migliorando, dai, ce lo dicono anche in tanti, e quindi va bene così. Va bene, grazie Andrea. La prossima settimana testeremo anche il modello precedente che comunque costa 40 euro in meno e quindi secondo noi per i podisti che ci tengono al portafoglio potrebbe essere un'alternativa valida. Valida, valida, sì. 40 euro in meno sono tanti su una scarpa, poi soprattutto una scarpa da gara che dura relativamente poco, quindi sì, il pensierino ce lo farei. Grazie Andrea, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao! Ciao! Dopo aver visto l'opinione di Andrea Soffientini, concludiamo questa recensione dicendo che questa scarpa, secondo noi, è ideale soprattutto per chi vuole correre in maniera intensa.
Per chi cerca al tempo stesso comfort, velocità e durata. Chiaramente la scarpa è adatta soltanto a podisti dal peso efficiente sotto i 70 kg. Non ci dilunghiamo ulteriormente, come al solito se vi è piaciuta la recensione, like, commenti qua sotto e infine vi faccio sapere che giovedì uscirà la recensione delle Clifton 6, Oca è un marchio che a noi piace molto, vediamo cosa Andrea ne pensa. Ciao e alla prossima! Era chiaramente il 2014, facendo. Cioè, non ci riesco proprio, cioè. Sono bollito. Faccio sempre la recensione alle 4.